la nail art di oggi, una nail art scura ma abbellita da questi glitterini e dai due strass. Questa è una nail art che si può utilizzare in un'occasione importante, elegante. È molto semplice da fare, lo vedete. Eccola qui. Spero che vi piaccia e seguite il tutorial. Vi lascio i prodotti. Ciao! Allora, come base ho utilizzato lo Shiny della Kiko. Voi potete utilizzare qualsiasi altro trasparente. Poi, come colore da stendere su tutta l'unghia, ho utilizzato il numero 734 della L'Oreal. Questo colore è scurissimo, molto bello. Poi, come avete visto nelle foto, quando è al sole ha questi riflessi rossi, arancioni, veramente bello. Ed è anche molto coprente la prima passata, come potete vedere poi nel video. Per fare le linee oblique ho utilizzato il numero 01 della Essence per nail art. Poi ho utilizzato uno strass grande e uno un pochino più piccolo da questa ruota. E come top coat ho utilizzato il sigillante della Essence. Perfetto, ora andiamo a vedere il tutorial. Ok ragazze, allora per accorciare i tempi ho già applicato un'abbondante base trasparente perché essendo un colore molto scuro c'è il rischio che macchi l'unghia. Andiamo ad applicarlo. Mignolino. È un colore coprentissimo già alla prima passata, come potete notare. Poi lo applichiamo su tutte le altre unghie. Perfetto, ora lasciate asciugare. Ora con lo smalto asciutto prendiamo lo smalto con i glitterini e cominciamo dal mignolino. Dovete tracciare delle linee oblique. Purtroppo questo smaltino non lascia così tanti brillantini e bisogna farci due passate. Però è molto carino. Qui. All'anulare ne facciamo solamente tre. O se volete fatelo tutto, però a me piace molto di più così.
E ora continuate così su tutte le unghie. Perfetto, ora lasciate asciugare. Ora prendete due brillantini, uno più piccolino che andrà sull'anulare e uno più grosso che andrà sul pollice. Prendete dello smalto trasparente o della colla, quello che volete voi. Mi raccomando che la colla sia solamente quella per le unghie. Qui si va all'angoletto dell'unghia, si lascia una goccia. E si prende lo strass piccolino. Stessa cosa con il pollice. Si prende una goccia qui all'angolo. Strass. Ora che anche gli strass si sono asciugati, passiamo il sigillante che fa anche da top coat. Mi raccomando, rimanete sempre leggeri con il pennello. Qui dove c'è lo strass dobbiamo passarlo comunque due volte. Passate sigillante anche qui sulla punta. Ok ragazze, questa è la nail art completata. Spero che vi piaccia. Ci vediamo alla prossima. Un bacio. Ciao ciao!